secondo me tocchiamo un tema che quando ci siamo sentiti al telefono è emerso e vorrei che magari provassimo ad affrontarlo anche qua, quello della radicalità appunto della scelta di andare a vivere in montagna. Spesso quando si parla di vorrei andare a vivere in montagna, è una scelta che attira ma spaventa anche molto, proprio perché la si immagina come una cosa definitiva e appunto radicale. Mollo tutto, vado e è una scelta che è tutta lì. Tu invece nella tua storia ci stai raccontando che è possibile un'alternativa, una terza via, non necessariamente buttare alle ortiche tutta la vita precedente, non necessariamente dedicarsi solo a una vita di nuovo tipo, ma trovare un'integrazione tra le due che possa rispondere a determinate esigenze. Tu come la vivi questa dimensione un po' a mezzo, per cui prima scherzosamente ti ho chiamato Montanaro, A mezzo metà. Montanaro? Montanaro a metà, no, mezzo Montanaro in realtà suona un pochino male, diciamo Montanaro a metà. Sì, allora io credo che sia bello e che sia un percorso, nel senso che chi è venuto qui a trovarmi cercando informazioni per fare un passo simile, in qualche modo si è un po' stupito del fatto che io non viva, come dire, sempre qui, ok? E che soprattutto c'è cioè, stupito del fatto che ci fosse anche questa possibilità. Perché effettivamente anche io, le persone che sono andato a trovare, sono tutte persone che hanno fatto una scelta radicale, che io in questo momento non voglio, non posso permettermi, però magari un domani potrebbe essere anche una strada, non lo sto escludendo. Diciamo che qui sto portando avanti una serie di lavori, di progetti che potrebbero rimanere così o potrebbero fare questo salto, questo cambiamento. Quindi questa via di mezzo nel mio caso è possibile. È possibile praticamente perché c'è la questione dello smart working, a cui accennavi prima, forse non ti ho risposto. Io riesco a essere qua anche 3 giorni a settimana, a volte 4, ok? A volte 2, però lavoro come se fossi in ufficio, come se fossi da casa, altre volte invece devo andare in ufficio, ok? O devo andare dai clienti, per cui c'è proprio una via di mezzo anche su questo aspetto. E, quando sono qui, forse uno dei parametri importanti è la connettività, a cui non ho accennato prima. Qui, Soprattutto fortunatamente, qualcuno commentava Santo Smart, tanto effettivamente smart. non tutti È vero, sono assolutamente sì. E tra l'altro, diciamo, dove lavoro io, c'era già in sperimentazione da un anno un giorno di smart working, prima del Covid, per cui era usato per chi di noi faceva attività dove era necessaria una concentrazione particolare, come scrivere analisi, scrivere progetti, e in questo caso era consentito di fare un giorno a casa, per cui veramente una bella cosa, sì. E la connettività, dicevo, se fai smart working è cruciale, ovviamente. A parte l'avvio, il problema di Instagram, come vedi la diretta è fluida, no? Funziona l'audio, il video, io vedo te bene. Spero che Non anche gli penso altri. fosse un problema di connessione, penso fosse proprio un problema Sì. di applicazione, perché la connessione È buona. non sta dando problemi. Esatto. Poi ce la stiamo tirando, probabilmente adesso smetterà di funzionare. Adesso esatto, Però vero. devo dire che è importante anche questo aspetto e io cosa ho fatto qui per garantirmi, diciamo, una buona possibilità lavorativa? Ho provato tutte le SIM degli operatori, chiedendo agli amici ovviamente che operatore hai, eccetera, puoi venire qui. Le ho provate dentro un modem, access point, wifi, eccetera, con le SIM, 40 euro su Amazon per capirci. E da quel momento ho comprato una SIM con un tot di giga al mese. In questo modo è esattamente come essere in città. Va bene. Magari quando piove o c'è un forte temporale si riduce la velocità, però sei slegato da DSL, cavi, telefoni, che ovviamente qui non sono presenti, e ti puoi permettere questa cosa. Probabilmente. Se avessi scelto un'altra baita senza aver avuto questa esperienza o prima del Covid, perché io la ricerca, come ti dicevo prima, l'ho fatta prima del Covid, e magari sceglievo una baita isolata e col piacere di non essere raggiungibile al telefono. In realtà sarebbe stata una zappa sui piedi perché non Avresti avrei. potuto trascorrere molto meno Esatto, tempo, certo. sarei potuto Sì. venire solamente nei weekend. Ok. Intanto ci è arrivato tra l'altro un commento che conferma un po' quello che stai raccontando anche tu, cioè l'alternanza è anche la nostra scelta, per il momento funziona bene. Ci permette di non rinunciare al nostro sogno lontano,
E al tempo stesso di non abbandonare tutto il resto, lavoro compreso, sogno montano, non lontano. E lontano. grazie per il commento, effettivamente era proprio quello che penso che stavi intendendo anche tu, se non, di cui stavamo parlando proprio adesso, la possibilità di non dover scegliere uno o Sì. l'altro e poter perseguire comunque Allora, il proprio sogno. aggiungo una cosa su questo tema, se può interessare qualcuno. Allora, a me piace la varietà, ok? Quindi il fatto di stare 7 giorni in un posto o 7 giorni in un altro, magari all'inizio potrebbe piacermi e poi col tempo, adesso io amo questo posto per carità, però magari, come dire, la routine potrebbe comunque diventare impegnativa, no? Ripeto, oggi è così, un domani invece potrei voler venire qui sempre. Però adesso mi piace molto anche questa alternanza e soprattutto mi permette di imparare tante cose e poterle cambiare nel corso delle settimane, dei mesi, no? Quindi anche banalmente a me è capitato di avere un problema di salute qui, ok? Impegnativo, nel senso che ho avuto un calcolo renale, per capirci, no? E ho dovuto fare il sentiero in salita probabilmente a gattoni, perché dovevi comunque salire, no? E poi con la macchina dovevi comunque guidare per andare in un posto, ok? Sono andato all'ospedale di Rovere, però mi sono dovuto fermare a metà, ho dovuto cambiare macchina, diventare il passeggero perché non riuscivo più a guidare, no? Sono tutte cose a cui non pensi, beh, spero che nessuno debba pensare a questo esempio che ho fatto io, però come questo ce ne sono tanti altri molto meno spaventosi e molto più pratici, che invece vivendo a metà, come dicevi tu, puoi fare questa esperienza, puoi migliorarla, puoi integrarla e poi magari fra, non so, 5-10 anni, sei un montanaro pieno, non più a metà, hai imparato un sacco di cose e potresti anche vivere qui come facevano tante altre persone. Per esempio, qui giù, scendendo dal sentiero dall'altra parte, arrivandoci giù una bella cascata, e c'è una cascina dove ho conosciuto un signore che ho visto solo 2 o 3 volte, e la sua mamma, che è venuta meno, cioè pochi, un anno fa più o meno, ha vissuto lì fino a un anno fa, sempre, fissa lì, tutto il giorno, no? Quindi non è che non si possa fare, ci vuole però anche la scorza di una volta, probabilmente. E quindi, secondo me, questa noi ce la possiamo fare, perché io non sono abituato a questa cosa, no? E ce la possiamo fare magari facendo questa esperienza, un po' più di un weekend, un po' meno di una settimana. Certo, con la possibilità di Ok. imparare man mano e raddrizzare il tiro man mano, in modo che quando diventerai, se diventerai, sceglierai di diventare un montanaro pieno, lo farai magari anche con maggiore consapevolezza di quello che sono effettivamente le difficoltà, le problematiche e le criticità qui di cui tenere conto. Esatto. Quindi penso che sia una cosa interessante da considerare per chiunque stia pensando di fare una scelta del genere. Considerarlo una sorta di periodo di transizione, se può Sì, essere definito così, diciamola così.